Analisi di una partita incredibile. Primo tempo siamo riusciti ad andare in vantaggio su palla inattiva. Come ha detto anche il mister, il rammarico è stato appunto di prenderlo subito. Abbiamo commesso un errore di disattenzione e purtroppo ci hanno pareggiato la partita. Credo che nel secondo tempo siamo cresciuti come squadra, abbiamo creato qualche occasione, potevamo andare in vantaggio. Purtroppo il calcio è anche questo, è crudele a volte, quindi ci hanno punito, però noi abbiamo la possibilità già da sabato di rifarci e quindi continuando a pensare al nostro obiettivo che ancora il cammino è lungo e tortuoso. Secondo me no, non sono queste cose che ci devono togliere certezze, sennò fai fatica a giocare a calcio. Sicuramente se riesci a finire il primo tempo in vantaggio, il secondo tempo è tutt'altra partita. Ecco. Ti ripeto, dobbiamo pensare a noi, a partire già da sabato, che abbiamo una partita molto importante come tutte le altre, e dobbiamo pensare soprattutto che ormai le squadre, quando incontrano il Bari, danno il 110%, quindi sarà battaglia, ogni partita sarà una battaglia e dobbiamo dare ancora di più. Ma sicuramente sì, quando si è un po' lunghi è normale che può andare incontro a delle situazioni di gioco come è accaduto oggi. Credo che nel primo tempo non tanto, nel secondo anche per il gioco che hanno espresso loro, che erano tutti dietro alla linea della palla, è stata proprio un'altra partita rispetto al primo tempo. Dobbiamo migliorare su queste cose qui soprattutto, e sicuramente da domani analizzeremo insieme al mister la squadra gli errori per non ripeterli più. Ma se sei stanco non fai una prestazione del genere. Comunque secondo tempo abbiamo spinto tanto, abbiamo cercato in tutti i modi di portarla a casa, purtroppo sappiamo tutti com'è andata, però credo che ti toglie le energie giuste. Poi siamo allenati bene sotto tutti gli aspetti, quindi queste sono valutazioni che comunque devono fare lo staff, però a mio avviso magari non siamo brillanti come lo eravamo prima, però penso che abbiamo tutte le carte in regola per uscirne da questo incidente di percorso, diciamo, e ripartire subito col piede giusto dalla prossima. Vabbè, qualcosina succede in campo, è normale, presi dalla partita, adrenalina e tutto quanto, quindi qualche parolina si dice, però finisce lì, siamo grandi e vaccinati, quindi queste cose succedono, succederanno sempre, quindi non è successo nulla di particolare.